Bentornati, fratelli di Tuberanza, in un nuovo pack opening Pokémon. E oggi abbiamo due nuove tin, la Mega Ball e la Chic Ball. E se devo essere onesto, non vedo l'ora di scoprire cosa c'è all'interno. Ma ehi, prima di iniziare, pollicioni all'insù per supportare questi video. E se ci fate caso, raga, in questi video spacchettamenti io non ringrazio e non sponsorizzo nessuno. Questo perché? Perché davanti a voi avete due Pokéball che ho pagato con i miei soldi, quindi non me le ha regalate o inviate nessuno. Quindi davanti a voi avete ben 40 euro di roba, quindi grazie al mio portafoglio per avermelo permesso. Ora però, ragazzuoli, dobbiamo iniziare e direi di partire con la Mega Ball, perché la Chic Ball, da quello che ho saputo in giro, è molto rara da trovare. Ora io le sto collezionando, raga, perché sono un fanatico di queste cose. Allora, vediamo un po'. Si apre da questo lato. No, quest'altro qui, c'è una piccola linguetta. Ecco qua. Ovviamente, raga, io, essendo un affiliato a Amazon, qui sotto in descrizione vi metterò un link dove voi potrete cliccare e acquistare queste due tin. Ma non è che ve lo sto dicendo perché voglio oppure vi invito ad acquistare su Amazon. Ve lo dico qualora siate interessati a queste tin. Poi, se volete comprarle altrove, a me me frega niente. È chiaro che, essendo un affiliato Amazon, ve lo dico proprio con il cuore in mano, io guadagno una piccolissima percentuale sui vostri acquisti. Esempio, se questa costasse 10 euro, io prendo tipo 20-30 centesimi. Così, proprio tanto per dire. Non è che lo faccio per il guadagno, lo faccio per una questione di comodità nei vostri confronti. Anziché andarle a cercare, qui sotto troverete un link delle tin, tutto qua. Poi io, se volete comprarle altrove, andate tranquilli, io non mi offendo minimamente. Apriamo questa Mega Ball, guys. Boom. All'interno, il fatto che non ci siano pacchetti Evolution è già tanta roba. Abbiamo ben tre pacchetti: Ombre Infuocate, Guardiani Nascenti e Invasione Scarlatta. Non proprio espansioni recentissime, ma comunque neanche troppo vecchie. Ma andiamo a scoprire la parte più bella: la monetina. Ragazzi, è un Solgaleo. Ecco, questa è la parte giusta. Io l'ho sempre chiamato Solgaleo, ma ho sentito che qualcuno lo chiama Solgaleo. Ci sta pure, però secondo me Solgaleo è un nome un po' più figo, un po' più italianizzato. Non lo so, magari se voi... Anzi, fatemi sapere sotto nei commenti come lo chiamate voi, se Solgaleo o Solgaleo. Certo che Leo, che è il nome di una persona. Vabbè, comunque. Monetina pronta per la collezione. Iniziamo con Invasione Scarlatta. Mettiamo a fuoco il pacchetto e andiamo ad aprirlo. Olè! Il primo Pokémon è un Deino, anche se in realtà dietro c'è il codice che io vado a regalarvi. Ecco a voi. Poi, procediamo con il trick. Sono 4 e 2 sopra. Non l'ho toccata, raga, quindi non ho idea se sia una carta buona oppure schifosa. Deino, Undur, Bunelby, Shellos, Cubone, Energia Acqua, Gastrodon, Kakuna, Accelgor, Registeel è la reverse e la carta rara non è assolutamente nessuno. È un Mamoswine. Procediamo con il prossimo pacchetto. Sole e Luna, Guardiani Nascenti. Adesso faremo anche un sondaggio. Secondo voi troveremo carte rare nella Mega Ball o nella Chic Ball? È anche vero che si presuppone, essendo 40 euro, qualche carta rara noi dobbiamo trovarla. Ecco qui il codice per voi, lo mettiamo di qua, che tanto poi devo buttarli perché li avrete riscattati alla velocità della luce. Anche questa volta non ho toccato la carta e non so cosa ci sia. Sandshrew di Alola, Machop, Chansey, Snorunt, Pancham, Energia Elettro, Tentacruel, Benda Scelta. Oh, io continuo a confondere Banda Scelta, che non esiste, con la Benda Scelta. Eppure è italiano. E io mi ci confondo lo stesso, vabbè. Altare Lunare, Clefable è la reverse e la carta rara è un Luridi. Se è un uccello, volerà. Terzo ed ultimo pacchetto, nonché ultima speranza di trovare una carta rara in questa Mega Ball Tin. Speriamo bene, raga.
Anche perché nello scorso pack opening ci è andata decisamente bene. Ora non so se l'avete visto, ma nel caso ve lo lascio qui sopra nelle schede. Ecco il codice, mettiamolo da parte. Andiamo con 4 e 2. Ok, non l'ho toccata raga, quindi non ho idea. Ma mi sembra che non ci sia nulla. Dewpider, Inkai, Ralts, Crabrawler, Sneasel, Energia Acciaio, Electabuzz, Noctowl, Simipur, Meryl è la carta reverse, e che tra l'altro Meryl sembra fatto di stoffa, mentre l'ultima è un Electros. Boh ragazzi, io non ho veramente parole, cioè in questo momento io mi sentirei di dire 20 euro buttati nel cesso. Certo, sì, comunque questa Mega Ball è una cosa da collezione. E tra l'altro una cosa che non sapete, anzi probabilmente molti di voi lo sanno, è che io ho un canale sul sito Viola chiamato TWITCH. Ora io non voglio nominarlo qui su YouTube perché a YouTube non sta molto simpatico quel sito. E pensate che le mie emote, ovvero i miei badge, scusate, per gli abbonati è Pokéball, Megaball, Ultraball, poi c'è anche la Chic Ball e la Master Ball, che è quella proprio per i top player. Quindi, regà, per me collezionare queste ball ha un valore affettivo, oltre che economico. Eccolo qui. Ci siamo. Plastica per terra, che poi ovviamente butteremo. Signori, la Chic Ball è qualcosa di meravigliosamente stupenda. Bella bella. Tra l'altro le condizioni sono ottime, quindi non devo fare reclamo con nessuno. Vado ad aprirla. Vorrei aprire. Ah, ok, sì. Ci sono sempre tre pacchetti delle stesse espansioni. Invasione Scarlatta, Guardiani Nascenti e Ombre Infuocate. Mentre la medaglia, o meglio la monetina, è sempre quella di Solgaleo. Ok, rimettiamo questa cosa qua. Raga, è veramente stupenda, ve lo posso garantire. Forse questa è l'unica che vale veramente 20 euro. Tra l'altro, molti di voi continuano a chiedermi di tornare sul TCG online. A me, raga, piacerebbe, però vorrei capire da parte vostra se c'è dell'interesse. Perché se non c'è l'interesse, non ha senso, raga, che io mi metta a lavorare su nuovi deck. Cioè, sarebbe stupido. Vai. Vediamo di trovare qualcosa adesso, eh. Noibat, Grimer di Alola, Riolu, Cutiefly, ok. Dewpider, Energia Acqua, Vulneropolizza, Pu. Qualcuno mi ha sputato. Pokédex Rotom, Porygon è la reverse e la carta rara è un Ninetales di Alola. Bene. No, scusate raga, vorrei capire se queste sono le tin più sfigate su questo pianeta. Vorrei un attimo capirlo, perché al momento la questione è veramente molto tragica, ma molto molto molto. Vorrà dire che per i prossimi ordini cambierò negozio da dove acquisto. Semplice. Sì, è l'unica soluzione. Rockruff, Gumi, Slowpoke, Mudbray, Delibird, Energia Lotta, Barella, che non è il giocatore, Akamo-O, Lotteria Energia, la reverse è Ibis e la ultimo pacchetto di queste tin, Mega Ball e Chic Ball. Questa ragazzi è l'ultima speranza di trovare qualcosa di raro. Ora, io voglio proprio sperare che ci sia qualcosa di veramente, veramente buono. Scusate, il codice è il contrario. Eccolo qui. Mettiamole di là. Faccio con 4 e 2. Ragazzi, ultima speranza. Se qui non troviamo niente, sarà un fallimento. Ok, ok. Avete visto quella brillantezza che solo una GX può darvi? Ebbene, ce l'abbiamo. Puoi mettere a fuoco, bene? Ok. Swinub, Mankey, Aron, Corphish, Gastly, Energia Acqua, Samina, Saminamina, Waka Waka, Saminamina Sangalewa, it's time for Pokémon. Forse quel pezzo era meglio tagliarlo. Akamo-O, Haunter, la reverse è Cacturn, mentre la carta rara è una splendida GX di tipo lotta. Chi potrebbe essere? Secondo me
È un Buzzwall GX, un'ultra creatura. Ragazzi, pensate che il deck di Buzzwall GX è tutt'oggi uno dei deck più competitivi al mondo. E noi abbiamo un Buzzwall GX, quindi ottima carta trovata. Certo, considerando il valore di queste carte, mi aspettavo almeno una full art e una GX, insomma qualcosa di veramente tosto. E invece non ci ha detto proprio benissimo, considerando che alcuni pacchetti avevano delle carte pessime. Comunque, torniamo un attimo a noi. Io voglio fare un video in cui vi mostro delle carte che non si trovano mai in Italia, ok? Si trovavano solo in Giappone. Io le ho acquistate e le ho importate qui. Purtroppo ne ho soltanto una copia ciascuno e nei prossimi video probabilmente ve le faccio vedere. Non lo so però ragazzi, vi dico, non le aprirò mai, le terrò in celofanate nella loro bustina originale, perché raga, dovete sapere che per tutti i collezionisti le cose nella loro confezione originale valgono il doppio se non il triplo o il quadruplo. Quindi dovrò valutare bene questa situazione. Comunque sia, anche questo pack opening è terminato. Fatemi sapere se voi avete acquistato queste tin. Certo che, se dovessi dire la mia, 40 euro sono stati abbastanza buttati, perché non abbiamo trovato niente. Però può succedere, può succedere. Noi ci vediamo con i prossimi pack opening Pokémon, sempre e solo qui, ovviamente, su Tuberanza. Ciao!